Salutando Crazy Robby e Patrizia Perotti e vediamo quindi riconquistare un ex, 10 passi verso una possibile riconciliazione. Allora, la fine di una relazione è sicuramente un momento difficile, è sicuramente un momento doloroso. Tuttavia, se tu ritieni che ci sia ancora una possibilità e che ne valga la pena di riconciliarti con il tuo ex, è importante agire per riconquistare, ma se ne vale la pena. E vediamo che ci sono 10 passi fondamentali che potrebbero essere messi in atto per riconquistare l'ex. Ricordati ovviamente che il successo non è garantito e talvolta dobbiamo anche renderci conto che se il successo non è garantito, diciamo così, in alcuni casi può valere la pena, in altri casi no. Però teniamo presente che in alcuni casi, se la persona è valida, è ovvio che nessuno deve mettersi a riconquistare un narcisista, nessuno deve mettersi a voler riconquistare una persona manipolativa, nessuno deve mettersi a voler riconquistare una persona negativa, nessuno deve mettersi a voler riconquistare un pezzo di merda. Ma se ci sono state incomprensioni per diverse ragioni, insomma, questi suggerimenti potrebbero aiutarti a creare le basi per una possibile riconciliazione. Questo credo che sia un punto fondamentale. Mentre salutiamo Giorgio Cameli e il suo battito di ciglia, Sentiero della Felicità, tra l'altro vi ricordo di abbonarvi, cioè di iscrivervi al canale di Giorgio Cameli, ma seguirlo anche sul sito miratpointroma.com. Quindi, comunque, ovviamente evitate di riconquistare l'ex, avete a che fare con un pezzo di merda, con una persona manipolativa, con una persona narcisista, con una persona stronza, lasciate perdere, guardate oltre. Però, qualora si tratti di una persona per cui ci sono stati degli, come possiamo dire, ci sono state delle situazioni che non hanno funzionato, ma che però, diciamo, le basi c'erano, allora potrebbe valere la pena. E comunque credo che sia importante conoscere le strategie per poter eventualmente riconciliarsi con l'ex. Talvolta succede, potrebbe essere un ex marito, un'ex moglie, un ex compagno, un ex fidanzato, insomma, o fidanzata. Allora, il primo passo è necessario e bisogna far passare del tempo. Questo è un passo fondamentale. Dopo una rottura è fondamentale concedersi e concedere all'altra persona spazio e tempo per creare distacco, perché questo è il primo concetto fondamentale. Se una relazione deve riprendere, non deve riprendere, la relazione è morta, quella relazione lì è finita. Quindi bisogna creare distacco perché noi potremmo riprendere una relazione nuova con la stessa persona. Questo è il primo concetto fondamentale. Questo è il primo concetto fondamentale. La relazione è comunque morta. Non dobbiamo cadere nell'errore di voler ripristinare la vecchia relazione. La vecchia relazione è morta, sepolta definitivamente. Potrebbe valer la pena di riprendere una nuova relazione diversa da quella precedente, nuova, con la persona, con la vecchia persona, che tra l'altro potrebbe essere cambiata, perché il tempo permette il cambiamento, il tempo permette le modifiche. E io comunque ho conosciuto persone che si erano lasciate, che poi dopo del tempo si sono rimessi assieme e la relazione la seconda volta ha funzionato. Quindi non dobbiamo sempre buttare a mare, diciamo così, a prescindere le cose. In alcuni casi potrebbe valere la pena. È importante finire di chiudere, come dice Crazy Robby, un rapporto nel modo migliore. Dipende, veramente in alcuni casi può valere la pena. Ci sono molte persone che vogliono riconquistare l'ex, in alcuni casi può valere la pena, ma dobbiamo tenere presente sempre che la relazione è morta, è definitivamente morta. Potrebbe cambiare invece il tipo di relazione con la stessa persona, quindi è fondamentale lasciare passare del tempo. Devi elaborare le emozioni per capire che cosa vuoi veramente. Quindi no, è sbagliatissimo rimettersi subito a ricercare quella persona. Bisogna far passare del tempo.
Usa questo tempo per lavorare su te stesso, su te stessa, per migliorare le tue abilità, per coltivare i tuoi interessi personali. Cioè la crescita individuale, il miglioramento, può tra l'altro renderti molto più attraente, agli occhi del tuo ex. E come dicono i Tiro Mancino, ci dice Ale Nena, le incomprensioni sono molto più strane, sarebbe meglio evitarle sempre. Le incomprensioni fanno parte della vita relazionale, talvolta ci sono delle incomprensioni che possono dare. Beh, fino a quanto tempo si può prendere una relazione? Bisogna lasciare passare del tempo. Normalmente sarebbe meglio lasciar passare minimo 21 giorni, ma anche fino a 3 mesi. Diciamo che andrebbe ripresa entro i 6 mesi comunque. Una relazione andrebbe ripresa entro i 6 mesi. Poi, se passano 6 mesi, diventa poi veramente magari difficile. Insomma, diciamo che il tempo giusto sarebbe entro i 6 mesi. Quindi, però, diciamo, il tempo minimo sono i canonici 21 giorni. Comunque, dopo il primo passo, quindi lascia passare del tempo per migliorare te stesso, per coltivare i tuoi interessi personali, per sviluppare la crescita individuale che ti può rendere anche più attraente. A proposito di crescita individuale, potrete leggere i libri di Giorgio Cameli, Battito di ciglia, Sentiero della felicità. Potrete iscrivervi al canale, seguire al canale di Giorgio Cameli, Mirart Point Roma, o il sito mirartpointroma.com, fa parte della crescita personale, tra l'altro è gratuita. Se volete spendere un cicinino, potete iscrivervi, abbonarvi al mio canale, Massimo Taramasco, questo canale, e seguire i seminari che faccio lunedì e giovedì. Anche questi fanno parte della crescita personale, non è obbligatorio, ma fanno parte della crescita personale, per cui se volete potete farlo. Secondo punto. Dopo che avete fatto passare un bel po' di tempo, diciamo riflettere un po' sulla relazione, cioè capire, analizzare in modo obiettivo e mi focalizzo su questa persona obiettivo, quali sono stati i punti belli, i momenti belli e i momenti bui della relazione, perché questo mi farà capire se vale o no la pena. Se è una relazione dove mangiavo merda al mattino e la sera, stiamo strutturando Amate. Bene, mi fa molto piacere. Amate, che è un acronimo che poi adesso ci dirà Giorgio, che non mi ricordo, però ci dirà Giorgio cos'è l'acronimo Amate. Comunque, stavo dicendo, è fondamentale riflettere sulla relazione in modo oggettivo, capire, avete passato momenti di merda o avete passato, diciamo, momenti positivi? I momenti positivi in questa relazione sono stati validi, buoni o sono stati pochi e schifosi rispetto ai momenti negativi? Nel frattempo, una cosa che vi chiedo di fare è che non costa niente, mettete un like, spolliciate che mi dà una mano a far girare il video su YouTube. Quindi spolliciate verso l'alto che mi dà una mano a far girare il video su YouTube. Intanto Amate ci dice il grande Giorgio che significa Aware Mind Through Attention and Training for Emotion. Aware Mind Through Attention and Training for Emotion. Bene, bene, grande Giorgio. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Il secondo punto credo che sia basilare e fondamentale. Questa introspezione, diciamo così, ti aiuterà a capire cosa puoi fare per migliorare te stesso, ma anche una futura relazione, se dovreste riconciliarvi. Perché se la relazione ti fa capire che c'erano stati tanti punti buoni e quindi una relazione nuova, come dovrebbe essere strutturata se ci fosse una conciliazione, diciamo? Poi, terzo punto, nella prima fase, crea un no contact. Crea un no contact nella prima fase della relazione, crea un no contact, quindi non rispondere, non creare contatto con il tuo ex, devi creare un no contact. E nella seconda fase, quindi passati 21 giorni, puoi immettere un contatto limitato, limited contact,
contact, che questo è un nuovo concetto che sto elaborando, anzi lo dico a Giorgio Cameli, lo dico a voi, che poi qualcuno dirà l'hai preso da qualche parte, magari l'hai inventato qua, perché poi c'è qualcuno che dice ah, quella cosa lì l'avevo già detta io, nel 1945 l'avevo già detta io, e quella cosa lì che tu hai scritto l'avevo detta io, l'avevo scritta nel dispensa del cazzi e mazzi. Che poi ci sono le persone che dicono questo. Quindi segnatevi che oggi, lunedì 22 maggio, ho introdotto un altro termine, che magari l'ha introdotto qualcuno, ma non l'ho copiato da nessuno, giuro. Non l'ho copiato da nessuno, giuro. Se qualcuno l'aveva già detto prima, non lo sapevo. E che è il limited contact, cioè contatto limitato, che è diverso dal no contact ed è un concetto che ho elaborato in questi giorni, cioè mi è venuto in mente in questi giorni. Quindi dopo il no contact c'è il limited contact, contatto limitato. Poi farò un video specifico dove battezzerò il limited contact, il contatto limitato. E questo è importante perché poi qualcuno verrà a dire che l'ho copiato da qualche parte, ma farò un video perché io non l'ho copiato da nessuna parte. Se qualcuno ha già introdotto questo concetto, come dire, mi spiace, ma io l'ho pensato. Cioè, oh, buonasera Andrea Giovani. No, perché poi vengono a dirti, ma l'avevo detto io nel 1956 sulla dispensa 4 del coso 5, l'avevo già detto io. Vabbè, l'avevi detto tu, ma adesso invece è il limited contact, un nuovo concetto. E vedremo quando poi verranno a dire, ma limited contact, no, limited contact oggi 22 maggio 2023, sto parlando di limited contact. Allora, che cos'è il contatto limitato? Cioè, dopo no contact bisogna limitare eventualmente i contatti con l'ex. Questo non significa ignorarlo completamente, ma evita di dimostrarti bisognoso, mantieni un minimo di contatto, mostrando rispetto soprattutto per il suo spazio, ma mostrando rispetto anche per il tuo di spazio, e lasciare che questo, diciamo, piccolo contatto crei la vostra mancanza e la vostra mancanza cresca gradualmente. Perché dopo il no contact, un contatto limitato, che poi farò un video specifico su come funziona il contatto limitato, vedremo come funziona. Comunque, sostanzialmente si tratta di mantenere un contatto, ma senza, diciamo, manifestare nulla, senza manifestare bisogni, senza il limited contact. Lo scoprì chi diagnosticò per primo la lebbra, il vaiolo. Ah vabbè, può essere Andrea Giovani, ma questo è un altro tipo di limited contact. Poi passo 4, mostra cambiamenti positivi. Questo è un altro punto molto importante, mostrare cambiamenti positivi. Devi imparare a lavorare su te stesso per diventare la miglior versione di te stesso, per diventare una persona migliore. Cioè, focalizzati sul tuo miglioramento personale, sia fisico che emotivo. Devi mostrare indirettamente al tuo ex, perché tu non devi interagire con lui, ma tanto se tu hai creato no contact prima e limited contact dopo, sicuramente il tuo ex verrà a spiarti nei social, o il tuo ex verrà a spiarti un po' dappertutto, e quindi si renderà conto che tu stai facendo progressi nella tua vita, che hai superato i vecchi schemi, che sei diventato magari una persona più matura, più interessante, più accattivante, e questo può suscitare un nuovo interesse, può suscitare ammirazione, può suscitare un senso di perdita, può suscitare un senso di abbandono. E questo è un punto molto importante da tenere presente, è un punto molto importante da tenere presente. E poi passiamo
Tanto saluto Keiza XXX. Passiamo al punto 5. Il punto 5 è una volta che hai creato no contact, limited contact, hai migliorato te stesso, è il momento di poter, diciamo, ovviamente interagire con il tuo ex, se ovviamente avviene dell'occasione di interazione, ma avverranno sicuramente, e in questo caso farlo parlare. Farlo parlare perché nel frattempo tu avresti dovuto anche durante la fase di analisi, così cercare di capire se questa, diciamo, separazione è nata a causa di un motivo logico oppure un motivo emozionale, emotivo, perché è molto importante cogliere questo messaggio perché poi dovrai farlo parlare. Quindi farlo parlare è il passo numero 5. E il passo numero 5 è farlo parlare. In modo tale da poter amplificare i suoi turbamenti. Credo che sia un punto fondamentale. Poi stappatevi le orecchie perché c'è un passo fondamentale. Il passo clou è il passo numero 6, che è quello, è la discriminante. Il passo numero 6 è la discriminante. Quello che andremo a vedere adesso è la discriminante, se vale la pena continuare la relazione. Se non vale la pena continuare la relazione, ripeti, i passi precedenti erano no contact, limited contact, analisi, eccetera, eccetera. E questo è un passo fondamentale. Ricordo che chi volesse farmi domande deve farle o tramite donazione al canale o tramite abbonamento, perché non rispondo a persone che non sono abbonate e che non fanno donazioni. Questo ovviamente giustamente per dare, come dire, dare pregio a persone che sono abbonate e a persone che sono invece che fanno donazione. E 10 passi sono già stati trattati, esatto, i 10 passi sono i 10 comandamenti, è vero Giorgio? Aveva già trattati Mosè. Ma ti ricordi quando noi eravamo lì sulla montagna, che poi è sceso Mosè che ci ha detto abbiamo fatto queste cose, è vero? Già allora ci rompevi i coglioni, Mosè, ci avete copiato. Già allora Mosè diceva. È vero, è vero. I 10 passi sono già stati trattati. Vabbè, c'è sempre qualcuno che viene prima. Qualunque cosa uno dice, c'è sempre qualcuno che viene prima. Puta chi pareu, come dicono in Brasile. Vabbè, il passo 6 è un passo fondamentale, però il passo. Noi siamo a vendere la manna, esatto, questo mi piace, però Giorgio, potremmo vendere la manna caduta dal cielo, meglio di Totò. Totò vendeva la fontana di Trevi. No, facciamo sto business, Giorgio, vendiamo la manna caduta dal cielo, siamo meglio di Totò, ai turisti. Cosa vendi? Vendo la manna caduta dal cielo, ti vendo 10 kg di manna caduta. Tu la compri e poi ti metti lì a aspettare, guardi in alto, aspetti che cade la manna. La vendiamo a, che ne so, 100 euro al chilo di manna caduta dal cielo. Facciamo i venditori di manna caduta dal cielo. Dai, mi piace il business, mi piace il business. Allora, quindi torniamo al discorso precedente. Una penultima storia, alla fine migliorata, lui avrebbe voluto tornare, ma ormai volevo un fratello. Ah beh, questo certo, se lo vede come un fratello, certo. Torniamo al discorso precedente. Il passo 6 è fondamentale. Il passo 6 dobbiamo, se siamo colpevoli di qualcosa, se abbiamo verificato che magari abbiamo tradito, siamo colpevoli di qualcosa, dobbiamo chiedere scusa, questo è un passo fondamentale, perché se non chiediamo scusa e noi abbiamo commesso qualche errore che abbiamo riconosciuto a livello logico, dobbiamo avere la forza, perché è una dimostrazione di forza, di scusarsi. Se abbiamo fatto qualcosa che non va bene, dobbiamo scusarci. E invece, se riteniamo o se anche l'altra persona si rende conto, dobbiamo ricevere le scuse dell'altra persona. Cioè l'altra persona deve scusarsi con noi, uno dei due si deve scusare e se l'altra persona si scusa dobbiamo perdonare. Magari,
come dire, ho tradito io? Oh, salutiamo la nostra Shabila Terleng, saluto anche Kami, il mago del nascimento avrebbe venduto acqua dalla fontanella, esatto. La vendita della manna dal cielo però mi piace. E comunque salutiamo Shabila e la sua cagnetta Sara. Shabila che è la cagnetta. Shabila ha una cagnetta che si chiama Sara e quindi salutiamo Shabila e la cagnetta di Shabila che si chiama Sara. Quindi questo il punto 6 è un punto nevralgico. Qualcuno si deve scusare. O mi scuso io se ho commesso qualche errore e devo essere perdonato dall'altra persona. Supponiamo il tradimento. Se ho tradito io, devo allora, ma io continuo a dire, ma lo capite o non lo capite, che se volete fare una domanda, dovete essere abbonati, cara o caro Alenena. O ti abboni e fai le domande, o fai una donazione e fai le domande, perché se non sei né abbonato né non sei né abbonato e né fai donazioni, non rispondo, non è più in cosa. Questa è l'ultima volta che lo dico, però. Riprendo comunque il concetto di fondo. Qualcuno si deve scusare, qualcuno si deve scusare, e un'altra persona e un'altra persona può, e un'altra persona può, e un'altra persona deve perdonare. Ci deve essere uno che si scusa e uno che perdona. Questo è un punto fondamentale. Oppure compro 1 chilo di manna, esatto. Le tavole. Questo è un punto fondamentale. Per fare la donazione, cliccate sul dollarino e fate la donazione. Per fare la donazione, clicca sul dollarino, fai la donazione e dopo la donazione fai la domanda. Per fare la donazione, basta che clicchi sul dollaro e puoi fare la donazione. Prima donazione, poi domanda. Quindi, veniamo quindi al punto 6, è un punto fondamentale. Ci deve essere uno che si scusa e uno che perdona. Punto 7 ricrea la connessione emotiva. Durante la fase di riconquista è fondamentale cercare di ristabilire la connessione emotiva con il tuo ex. Quindi in questo caso potresti ricordare i momenti speciali che avete condiviso, provare a rievocare quei momenti positivi. Ricreare, diciamo, attraverso la tecnica dell'ancoraggio emozionale, Shabila Terlenghi, grazie Shabila. Attraverso la tecnica dell'ancoraggio emozionale, puoi, diciamo, attraverso la tecnica dell'ancoraggio emozionale, puoi, diciamo, ottenere dei risultati. Grazie Shabila, puoi ottenere dei risultati. Quindi ricreare una connessione emotiva, ricreare una connessione emotiva significa proprio usare la tecnica dell'ancoraggio emozionale, cioè parlare al tuo ex dei momenti belli vissuti assieme, dei momenti emotivamente appaganti vissuti assieme, perché vanno a creare una connessione. Abbiamo anche Ale Nela. Bene, fammi la domanda, Ale Nela, che ti rispondo. Fare domanda a Lenela, così ti rispondo. E poi abbiamo il passo 8, mostrare apprezzamento e gratitudine. Perché dobbiamo a questo punto, una volta che si è creata la connessione emotiva, dobbiamo ricostruire anche su un piano logico. Il modo migliore per ricostruire su un piano logico è attraverso l'apprezzamento e la gratitudine, perché ricordiamoci che la nostra parte logica va alla ricerca di apprezzamento e gratitudine. Apprezzamento e gratitudine sono cose fondamentali. E vedo la domanda di Ale Nena, cioè, ma se non c'è stato un litigio, un'incomprensione, come si fa? Beh, se non c'è stato un litigio o un'incomprensione, qualcosa ci sarà stato. Ci potrebbe essere stato un tradimento. Bisogna capire se la motivazione è logica o se la motivazione è emotiva. Questo è un punto fondamentale, no? Potrebbe non essere un tradimento, potrebbe essere semplicemente una mancanza di emozioni. Allora bisogna dare
Allora bisogna dare un'emozione. Devi capire, ma un'incomprensione, lui si è rinchiuso nella sua sofferenza. Devi fare quello che ti ho detto, cioè se non c'è stato un litigio, ma un'incomprensione, quell'incomprensione, se tu l'hai incompreso, è il punto 6 fondamentale. Devi chiedere scusa dopo che sono passati i termini e poi creare un ancoraggio emozionale positivo. Sono il passo 6 e il passo 7, sono fondamentali. Se tu hai fatto qualche torto che lui non ha giustificato, bisogna chiedere scusa per il torto fatto e poi creare una connessione emotiva positiva, cioè creare una connessione emotiva positiva vuol dire fargli vivere, diciamo, un'emozione legata alle cose che avete raggiunto, ai momenti belli, ricreare una sorta di, come dire, delega, una sorta di ricalco sul passato, si chiama ricalco sul passato. Questo è quello che va fatto. Il passo 8, abbiamo detto, è anche fondamentale, esprimere apertamente poi il tuo apprezzamento per le qualità positive del tuo ex. Fai sapere loro quanto sono stati importanti per te e quanto potranno essere ancora. La gratitudine sincera può ricreare un'atmosfera positiva e, diciamo, aprire la strada per la riconciliazione. Poi c'è il passo 9, va costruita una nuova fiducia. Perché se c'è stato un tradimento, se c'è stato qualcosa, è solo il perdono che può ricostruire, può rimettere assieme la fiducia danneggiata. Diciamo, la fiducia può essere danneggiata, ma è possibile lavorare per ricostruirla. Per far questo bisogna essere coerente, mostrare all'ex che sei affidabile e l'ex deve dimostrare a te che è affidabile e che le cose possono essere diverse in questo caso. Bisogna, diciamo, avere pazienza perché la fiducia richiede tempo, ma può essere ricostruita. È un punto fondamentale. La fiducia, richiede tempo, ma può essere costruita. Beh, se c'entrano i figli, ho paura che con sta guerra. Bisogna evitare la guerra, cara Ale Nena. Se c'entrano i figli, bisogna chiedere scusa. In qualche modo, se hai fatto qualche torto che l'altra persona non l'ha giustificato, va chiesta scusa. Siccome il motivo è logico-razionale, bisogna agire su un piano logico-razionale. Parlare usando una terminologia transazionale da adulti ad adulti. Questo è importante. Come dice Crezzi, è importante rimanere dialogante e umano anche con l'ex. È fondamentale questo. Ma soprattutto dimostrare stima e considerazione e costruire una nuova fiducia, perché se sei danneggiata la fiducia, cara Ale, o Ale come ti chiami, la fiducia deve essere ricostruita. Devi mostrare al tuo ex che sei affidabile, che le cose possono essere diverse questa volta. E il passo 10, l'ultimo passo, richiede prendere decisioni consapevoli. Cioè, riguardo alla possibilità di riconciliarti col tuo ex, valuta attentamente se c'è stato questo avvicinamento, se questa è davvero la strada che desideri intraprendere. Chiediti se le ragioni che ti spingono a riconquistare l'ex sono basate su qualcosa di solido, hanno una motivazione solida, una motivazione compatibile, diciamo così. Oppure no, perché se non hanno una motivazione solida è meglio lasciare perdere. Se la motivazione è solida e compatibile, allora e sei disposto a risolvere eventuali problemi logico-razionali, allora si può riconciliarsi, diciamo. Quindi la riconquista di un ex richiede tempo, impegno e un lavoro interiore significativo. Bisogna capire se vale la pena. Non esistono garanzie di successo, però questi 10 passi che ti ho elencato possono essere fondamentali per riconquistare l'ex. È un passo fondamentale. Chi si allontana una volta lo farà. Se tu segui questi 10 passi, potrebbe rifarlo, potrebbe non rifarlo. Bisogna valutare attentamente. Non è detto che lo rifaccia, dipende, ma se tu riguardi questa live, cara Eri, e segui questi 10 passi, non farai errori. Questo è certo, è garantito al limone, come diceva qualcuno.